Pappeggiornalepopolare.it, quest'oggi siamo tornati qui nel Grossetano a richiesta di aiuto. Siamo in compagnia, ripetimi il nome. Samantha. Samantha è di. Adriano. Ecco, ci avete contattato il giornale per quale problematica? Allora, io sto avendo problemi con l'assistente sociale del Poggio perché io ho un appartamento, una casa comprata a Catabbio. Solo che io sono a 66 km di distanza da mia mamma. Mia mamma sta qui Catabbio in di provincia residenza, di? sempre, provincia di Grosseto, comune di Sempignano. Ok. Quindi sono 66 km. Io ho mia mamma che ha delle problematiche anche fisiche, perché comunque ha avuto un tumore, ha la Quindi c'è depressione. un'invalidità riconosciuta? Era riconosciuta, Era sparito il riconosciuto, ma gliel'hanno tumore, tolto. gliel'hanno tolta e vive solo con il reddito. Con i problemi fisici che ha, mia mamma da sola non ce la fa più. Ha Ok. bisogno di un aiuto costante per le pulizie, perché comunque di casa non esce. E quindi io ho chiesto diverse volte di stare qui con mia mamma la notte a dormire, proprio per questa problematica, perché io non posso stare a 66 km di Penso non ci distanza da sia mia mamma. niente di male, no? E invece l'assistente sociale dice che mi sta vietando totalmente. Ma Perché faccio? Mi ti sta sta vietando. vietando? Sì. Non è solo perché in diversi audio più di uno, con prove alle mani, io ho scritto una Quindi denuncia. Ci c'hai sono gli audio? prove con tanto di denuncia che io ho già scritto. Ah, quindi c'è già una denuncia E fatta? no, la devo solo andare a depositare, ma io l'ho già Ok. scritta. Perché io mi sento minacciato. Io non loro, perché io mi sento minacciato perché a me viene a parlare questa donna di me senza mai conoscermi, senza sapere la mia situazione o la sua Voi situazione, siete cioè la mia. convivete insieme, Sì, no? noi conviviamo. E ci sta vietando di stare qui a dormire da mia mamma perché non E reside, voi sapendo le problematiche della mia voi mamma. la prassi vuole che voi comunichiate, no? Sì, devo fare una richiesta di, come si dice, di accoglienza da parte di mia mamma. Come viene fatta questo tipo di Tramite comunicazione? un foglio dove praticamente c'è scritto io assegnatario dell'alloggio tot, nome, cognome, data di nascita e tutto quanto, faccio richiesta di accoglienza per mia figlia da giorno tot a giorno tot e devo ricevere risposta da loro, ma non arriva. Non arriva. E il modus operandi dell'assistenza sociale, quindi com'è? Aggressivo, A parere mio sì, a imperentorio proprio? Se volete parere facciamo mio sì. sentire. Perché poi, se ci sarà modo, farò sentire anche gli audio. Sì, no. Samantha, scusami, ma sentendo pure quest'ultimo messaggio, hai detto che tu non stavi a Poggio. Come medita Graziella che il tuo fidanzato aveva mal di dente e che non doveva venire? A parte, questo è proprio inaccettabile che tu dica a Graziella di non venire quando il servizio è per tua madre e che deve stare fuori a fare l'assistenza. A chi? A te? Due, hai fatto una richiesta di accoglienza lì di ospitalità, ma ti è stata data risposta dal coeso? Non ti far trovare in casa la notte perché ora mi stai stancando, perché poi che tu vuoi prendere in giro me non esiste proprio, Samantha. E anche C'è un aumento. vogliamo anche sottolineare che è una sottolineatura molto importante, che anche lui, insomma, è un portatore di Assolutamente sì, disabilità, lui ha no? la disabilità 100%. Ecco, 100%. quindi voglio dire, quanti anni hai? Ma 24 c'è una mielopatia. è inquietante, cioè sembra di vivere quasi E non è solo questo audio qui, diverse volte. In diversi audio mi viene ripetuta la stessa cosa, che io non ho diritto di stare a casa di mia mamma in queste Al condizioni. punto che me ne sono andato, ho voluto io, Sì. circa 6 mesi fa, noi siamo venuti qua sempre per la stessa situazione, per il padre, perché poi il padre, vabbè, sono cose che a me non interessano. Siamo scesi 7 mesi, e nel scendere 7 mesi, qua lei c'è stata bene, però gli tartassano la vita, gli assenzio gialli non l'aiutano perché gli vanno una volta al giorno, gli altri 6 giorni lei sta a letto, non si muove, non mangia bene, non fa una vita. Qual è la vostra richiesta quindi? Con questo servizio, che cosa volete cercare di far capire alle persone e anche a chi di dovere, insomma? In primis io chiedo che, dato la nostra giovane età, il fatto che comunque ho una mamma con delle problematiche, perché non è una cosa facile. Lei ha 64 anni, è vero, però con la problematica che ha avuto, che è un tumore e ha la depressione dovuta da questa malattia, ha bisogno comunque di una persona che comunque conosce, come noi, che siamo familiari, almeno di assisterla, perché io non posso pensare
che io a 66 km di distanza, se succede qualcosa, io non ci sono. Io non me lo perdonerei mai. Quindi io chiedo per favore di poter assistere mia mamma in maniera più completa possibile, e se c'è bisogno di stare con lei anche tutto il giorno e compresa la notte, di poterci stare, perché lei ha bisogno di me e di lui. C'è una figlia che fa una richiesta per aiutare la propria madre e gli viene impedito. Pop, il giornale popolare.it, Grosseto, Lorenzo Macineschi.